Chiudiamo in bellezza riconoscendo i meriti al mondo della chitarra. Quindi io partirei dal premio per la didattica. Vedo il premiato che esce dalla porta principale, perché c'è. Allora, chitarra d'oro per la didattica, Oscar Ghiglia. Nato in una famiglia di artisti, Oscar Ghiglia si è diplomato presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e si è perfezionato sotto la guida di Andrea Segovia presso l'Accademia Archigiana e a Santiago di Compostela. Lo stesso Segovia lo invita nel 1964 come suo assistente ai corsi estivi che teneva a Berkeley in California. Nel 69 ha fondato il Dipartimento di Chitarra all'Aspen Music Festival, United States, e gli incontri chitarristici di Gargnano. Punto di riferimento per migliaia di chitarristi, è stato professore dei conservatori di Cincinnati, San Francisco, alla Juilliard School di New York, alla Art School e presso la Northwestern University a Evanston, Illinois, e presso la Music Academy di Basilea. Nel 1976 ha ereditato la cattedra che era stata di Segovia presso l'Accademia Musicale Chigiana. 1976, cosa? 76. Quindi nel 1976, dal 1976 all'Accademia Chigiana. Chi può premiarlo? Direi Frederick Zigante, che è stato anche suo allievo. Prego. Adesso due premi per la composizione. Il comitato scientifico ha selezionato due personalità che purtroppo non sono più con noi. Il primo è Richard Rodney Bennett, inglese nato nel 1936 e scomparso il 24 dicembre del 2012. È stato un compositore eclettico di altissimo livello, allievo tra gli altri di Lennox Berkeley, ha scritto opere teatrali, musica sinfonica e corale e tre opere per chitarra di dubbio valore. Il Five Impromptus, il Concerto e la Sonata, tutte composizioni ispirate al celebre chitarrista Julian Green. È autore inoltre di quasi 100 colonne sonore tra cinema e televisione. Restano memorabili le sue musiche per Via dalla Pazza Folla, Nicola e Alessandria e Assassino sull'Oriente Express, che gli valse nel 1975 il premio Oscar per la migliore colonna sonora. L'altro premiato è Stephen Dodson, compositore molto prolifico. Dodson è nato a Londra nel 1924 e deceduto il 13 aprile del 2013. Ha ricevuto la sua formazione musicale presso il Royal College of Music, dove in seguito è stato docente per molti anni di teoria e composizione. Ha trattato la maggior parte dei generi musicali, che spaziano dalla lirica alla musica da camera, strumentale e orchestrale. Ha scritto anche musica per grandi produzioni radiofoniche della BBC ed è stato presidente della National Youth Orchestra di fiati della Gran Bretagna. Ha dedicato molta attenzione alla chitarra, per la quale ha scritto opere di rilievo come due concerti per chitarra e orchestra, gli studi, la Fantasy Division e le partite portate alla notorietà anche grazie al virtuoso australiano John Williams. Sono stati dedicati alla memoria, quindi facciamo un applauso a tutti voi. Mentira Luca Rela, che si è presa l'onere di inviare i familiari verso le loro residenze.
Un altro premio molto importante è il premio per il miglior CD, che è stato registrato l'anno passato, quindi nel 2012, e viene dato e viene assegnato al duo Matteo Mela e Lorenzo Micheli. Si sono incontrati nell'autunno del 2000, pochi anni più tardi hanno formato un duo che ha suonato in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Canada, in Asia e in America Latina, dalla Carnegie Hall di New York alla Concert House di Vienna, dalla Seon Hall di Seoul alla Sala delle Colonne di Kiev. La loro discografia comprende oltre una decina di lavori solistici per le etichette Brilliant, Coca-Cola, Naxos e Stradivarius. I tre quintetti opera 19 di François de Fossa, il duo sconcerta di Antoine de Loyer, le due antologie Solaria e Noesis, un disco sulla musica del 600 italiano per chiobo e chitarra barocca, una raccolta di opere da camera di Mauro Giuliani, le sonate di Ferdinand Rebé e di un disco della musica vocale di Alessandro Scarlatti di prossima pubblicazione, e i bellissimi 24 preludi e fughi di Mario Castelnuovo tedesco. Mela è docente al Conservatorio Popolare di Ginevra, mentre Michele insegna alla Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana e all'Istituto Musicale Parizzato della Valle d'Aosta. Ci tengo a sottolineare che Lorenzo vince il premio Città di Alessandria intitolato Michele Pitaluga del 1997 e oggi è stato accettato come facente parte del Comitato Scientifico del Convegno. Per cui è un onore per noi farlo premiare e a questo punto premia tu. Ok? Perché i lavori non sono tantissimi, ci sono anni come quello dell'anno scorso in cui ce ne sono tanti. Allora il comitato e quindi il convegno ha deciso di assegnare un esempio. Alberto Mesirca. Nel 1984 ha conseguito la laurea specialistica in chitarra con 110 lode e menzione d'onore al Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, sotto la guida di Gianfranco Volpato. Ha completato i suoi studi con Kassel, Lendl e varie masterclasses con Barueco, Diaz e Pierre. È stato nominato giovane artista dell'anno al Festival di Aalborg in Danimarca e Rising Star al Festival di Chitarra di Vienna. Vincitore di numerosi premi, ha all'attivo centinaia di concerti come solista e varie formazioni. Ha curato la revisione e la diteggiatura di opere pubblicate da Rai Trade, Verve, Music, Fabric. In particolare ricordiamo le sonate di Scarlatti pubblicate e incise per la casa editrice Scurci. Ha registrato numerosi CD, ultimo dei quali l'autorevole British Guitar Music, pubblicato da Paladino, nel 2012 qui mette in evidenza notevoli doti tecnico-interpretative. Facciamo premiare Filippo Michelangelo. Ancora un altro esempio, premio per la giovane promessa. Andrea Monarda. E Andrea De Vitis. Per il farfallino Papillon, che è una cosa strana,
Di Andrea De Vitis posso dirvi che è romano, è stato premiato nell'ambito di numerose competizioni chitarristiche, tra le quali il concorso Allegria di Roma del 2012. È formatosi alla scuola di Leonardo De Angelis, è diplomatosi con un massimo dei voti presso il Conservatorio di Perugia. Si perfeziona con vari musicisti, tra cui Arturo Tallini, Carlo Marchione, Piero Bonaguri, Pavel Steiner, Ernesto Cornero e Ugo Gioia. Attualmente frequenta l'Accademia di Perfezionamento Francisco Tare di Pordenone. La sua attività concertistica l'ha portato ad esibirsi come solista in prestigiose sale da concerto e di rilievo il concerto omaggio a Giovanni Paolo II in Vaticano. Il debutto in Spagna presso il Festival Segovia di Milano, il concerto presso l'Istituto Italo Latino Americano di Roma, organizzato dalla Fondazione Alirio Díaz. Ha inoltre conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Unità di Roma Tor Vergata, che non è poco. Prima di farti dare il premio, se mi permettete, leggerei anche la motivazione di Andrea Monarda, che è nato a Martina Franca, inizia i suoi studi di chitarra con il maestro Francesco Zizzi, diplomandosi con il massimo dei voti a 19 anni. Dal 2004 si perfeziona con Frederick Zigante, che è qui con noi, sotto la cui guida ottiene il diploma di secondo livello al Conservatorio Verdi di Torino con lode e menzione speciale. Nel 2013 si laurea cum laude con Carlo Marchione presso il Conservatorio di Maastricht e nel 2012 ottiene all'Accademia Chigiana il diploma di merito, in seguito al corso di musica da camera con chitarra tenuto da Oscar Piglia. Nel 2012 è stato premiato al 16° concorso internazionale alle Olimpiadi di Venezuela. Laureato alla facoltà di interpretariato dell'Università di Trieste, ha seguito anche il masterclass dei maestri Alirio Díaz, Oscar Piglia, Timon Opstock, Lorenzo Michele, Pepe Romero e Yucca Saviocchi. Yucca Saviocchi. Piero Bonaguri. Si appassiona alla costruzione della chitarra frequentando la sezione di biuteria della scuola di artigianato artistico del Cento Pieveso. Dal 1985, incontrando il musicologo e architetto Marco Tiella, allora direttore della scuola civica di biuteria di Milano, inizia una stretta collaborazione e viene pubblicato il volume Luigi Mozzani, chitarrista liutaio, edizione Lobo, Rovereto. Successivamente si dedica alla costruzione, riparazione e restauro di strumenti a pizzico e con la collaborazione dell'ingegner Angelo Zari pubblica Luigi Mozzani, un liutaio della sua arte Cento Ferrara. Collabora con Gianni Acronero per la realizzazione del volume di Artemio Versari, liuteria moderna in Emilia Romagna, edizione San Due Torino.
con Lorenzo Frignani scrive il libro La storia della liuteria celtopievese. È considerato il massimo esperto internazionale della figura del chitarrista liutaio Luigi Mozzani. Adesso diciamo il premio speciale, quello che tutti vorrebbero ricevere e sperano di poter ricevere. Il premio speciale Una vita per la chitarra verrà consegnato dal nostro direttore artistico Giovanni Podera a Eduardo Fernandez. Motivazione. Chitarrista uruguaiano, nato a Montevideo nel 1952, un ragazzo, ha iniziato a studiare la chitarra a 7 anni con Raul Sanchez, un allievo di Andrea Segovia, ed ha completato gli studi con Abel Carlevaro e il compositore Guido Sant'Orsola. Importantissimi riconoscimenti, quali il primo premio all'Uruguayan Guitar Society Competition del 71 e al concorso internazionale Segovia di Palma di Mallorca del 75, gli spianano la strada per il suo debutto nel 1977 a New York e 6 anni dopo a Londra presso la Wigmore Hall, dove firma un importante contratto discografico. Da allora si è esibito in Europa, America Latina, Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan e Cina, e ha pubblicato numerosi dischi di successo sia come solista che con orchestra. Chitarrista della carriera internazionale, tiene regolarmente masterclass in tutto il mondo ed è invitato regolarmente nelle giurie dei concorsi di esecuzione più prestigiosi. Non per altro era in Alessandria, il nostro giurio quest'anno, ed è stato anche altri per anni passati. A te, Giovanni. Facciamo una domanda almeno al premiato speciale, alla vita per la chitarra. Edoardo parla un buonissimo italiano, quindi non c'è bisogno di interpreti. Edoardo, grande piacere averti qua, e sei un personaggio che ha meritato ampiamente questo premio. Che cosa c'è all'orizzonte tuo e all'orizzonte della chitarra? All'orizzonte mio, l'orizzonte prossimo è la finale del concorso adesso, molto prossimo. Gradisco questo premio completamente immeritato, lo sono sicuro, ma tenterò di meritarlo completamente. Veramente non si può dire di più. L'orizzonte della chitarra è quello che facciamo noi, quindi io direi guardare in alto il massimo possibile. Benissimo. Un invito che accogliamo con grande. Volutamente lasciato per l'ultimo un premio che potrebbe sembrare un premio esequo, ma non è un premio esequo, perché il premio per la promozione viene quest'anno donato a una coppia indissolubile non solo della chitarra ma anche nella vita, e mi riferisco a Joan Castellani e Michael Andriaccio, che hanno suonato poco fa, che stanno americani, come voi tutti sapete, sono tutte e due di origine italiana, sono i direttori artistici della Joan Fallet International Guitar Concerto Competition e hanno collaborato con la Guitar Foundation of America. Il loro duo è considerato tra i più attivi a livello internazionale, hanno registrato 7 CD, alcuni dei quali hanno ricevuto la nomination Best of the Year dalla rivista Fanfare e dall'American Record Guide.
Il duo si è esibito in prestigiose sale come la Casa Bianca addirittura, il Carnegie Recita, il Centro John Fitzgerald Kennedy, il Festival Casacci, in altre accreditatissime. Il quotidiano New York Times, il mensile Gallaford hanno lodato unanimemente la loro eleganza di stile, equilibrio e gusto squisito nell'interpretazione. Mi piacerebbe far premiare il duo da un altro componente del duo che è stato premiato a sua volta e che farà parte del comitato scientifico l'anno prossimo. Lorenzo Michele. Sono arrivato a pranzo da lui con una fame terribile per onorare questo invito a pranzo, se non che aveva cucinato del pesce di lago, era, giustamente eravamo a Garniano sul lago di Garda, riempiendolo, imbottendolo di aglio, al quale io sono allergico, quindi non ho nemmeno potuto fruire delle abilità culinarie, delle abilità di cuoco di Oscar Ghiglia, perciò sono senza parole. Che domanda volevi fargli? Gliela fa Lorenzo. Io sono stato 3 anni a Brasile, eravamo a cena da Oscar quasi sempre, posso dire che una volta abbiamo quasi rischiato l'intossicazione alimentare per un fungo cinese che ti ha riportato, ti ricordi quel fungo cinese? Allora ho fatto bene anche. Era un fungo legato, dobbiamo fregato. Ah, Basilea, non è morto nessuno. Siamo sicuri che non fosse un peyote? Un'altra volta invece che Basilea. Fece un enorme pentola di pasta asciutta, la mise in un enorme zuppiera, e scivolai e mi cadde tutto per terra. Allora io cito la parte mio prima. Va bene, direi che come finale della giornata del convegno stiamo già guardando avanti, cioè all'ora di cena. Mi sembra che abbiamo un buon orizzonte, la domanda che avevo fatto a lui, un orizzonte ancora più immediato è quello di andare a cena dopo queste evocazioni. Marcello, allora, diamo appuntamento l'anno prossimo, facciamo parlare un secondo anche Micaela. Solo vi ricordo che l'anno prossimo sarà sabato 26, sicuramente 27 settembre, sicuramente purtroppo in concomitanza ancora con Cremona. Speriamo di rivederci numerosi come quest'anno, speriamo di essere tutti in buona salute e speriamo che anche la chitarra sia in buona salute. E qua porterete tutti un piccolo regalino per il compleanno di Filippo Michelangeli che cade il 27 settembre, quindi tutti i partecipanti al convegno dell'anno prossimo sono tenuti a fare un omaggio al maestro Filippo Michelangeli. Lascio una chicca, è che siamo rimasti l'unico concorso di chitarra membro della Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica. Da un lato ci dispiace perché grandi concorsi storici sono scomparsi perlomeno dall'interno di questa federazione, però siamo molto orgogliosi di aver mantenuto questa posizione all'interno della federazione che vi assicuro è molto prestigiosa e molto importante. Seconda cosa, il prossimo anno avremo di nuovo l'orchestra. Sono particolarmente legato a questo concorso per tante belle cose che ho visto passato con vostro padre, mi ricordo, e Alirio, le lezioni che dava qua a vedere i ragazzi che suonavano magnificamente senza che lui dicesse niente, soltanto con gli occhi. Mi insegnava, mi dava un'occhiata e quelli, capito.
c'è chi spiega tutto quanto e questi qua continuano a suonare, ma e così sono stato anche in giuria e penso di averla fatta bene. A volte ci siamo trovati in difficoltà perché c'erano certi tipi che la pensavano completamente diversa, li avrei ammazzati, no, non ci puoi fare niente. In giuria siamo tutti uguali, era una cosa pazzesca. Allora, c'era Segovia che lui non si sentiva mai uguale agli altri, si sentiva molto più uguale degli altri. Diceva, lui pensava, ecco, il concorso che diede quando a Santiago de Compostela a Orense, e lui voleva dare il premio assolutamente a Falkening. E Falkening non si era imparato neanche uno dei pezzi obbligatori. Allora lui si girava, ma com'è possibile, che imbecille, ma che così? Ma poi diceva, ragazzi, se qualcuno non ha tutti i pezzi, basta che ne suoni uno, tanto lui nottetempo si era imparato la cuna della suite di Monpou, quel pezzo più facile, si era imparato a memoria e l'aveva suonato. Però tutti quanti decisi, trovati i piedi per terra, firmammo una petizione per cui non era possibile non tenere conto del regolamento, quello deve essere così, così deve essere. Segovia lesse questa petizione e disse: lo volete a modo vostro? L'avrete a modo mio. E se ne andò. E la sera andammo a fare la finale del concorso e Falkening c'era, perché lui è stato eliminato, escluso, però era in giuria. Sicché, il primo premio era deserto, ed era rimasto deserto. E così io presi il secondo, ed era per me, era come il primo, però non era il primo, era il secondo. E lui suonò un concerto dopo quello che avrebbe dato il vincitore. Allora io ci pensavo, è giusto tutto questo, perché in fondo siamo in un mondo in cui ancora pensano di essere sull'Olimpo, dove c'è Giove che dice quello che vuole. Gli altri stanno buoni, zitti, e si dice, vabbè, ognuno si arrabbia un po', che c'è Atena che dice qualcosa, però in fondo quello che dice Giove è sempre giusto. Era sempre più, io ci vedevo la giustizia là dentro, vedevo la giustizia. Non ero d'accordo con il fatto che Falkening dovesse vincere per forza, perché lui disse, se io non so i pezzi delle cose, ma io sono la sciaccona. Vabbè, se sono la sciaccona, allora tutto pronto, tutto fatto. E quando Segovia gli diceva, guarda qui, dovresti fare così. E lui, ma maestro, io lo faccio esattamente come nel suo disco. Ah, diceva, ma io cambio ogni tanto. Tante di queste storie, e per me Segovia è rimasto sempre al più alto livello, anche di giustizia, anche se aveva fatto delle cose così piuttosto pochettino spadate dal punto di vista etico, morale, terza categoria, non quello che è. Ah, ecco. E così